Cambierà in maniera radicale la rete territoriale di assistenza sanitaria in Campania. Arrivano le UCCP, unità complesse di cure primarie. Saranno 250 su tutto il territorio regionale, aperte 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. È questa la riforma del sistema territoriale di cure presentata dal governatore Stefano Caldoro. Ad operare in queste strutture dotate di un ambulatorio infermieristico e altri servizi di primo livello saranno medici di famiglia, della continuità assistenziale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali. Sono previste tre differenti tipologie di unità complesse di cure primarie. UCCP a sede unica, modello metropolitano, con una popolazione non superiore a 30.000 abitanti e con almeno 20 medici di medicina generale. In rete, modello rurale e montano, a bassa densità abitativa, con almeno 5.000 assistiti e 10 medici. Sistema hub and spoke, modello suburbano, con meno di 15.000 assistiti e 15 medici. Per le UCCP saranno utilizzate strutture dismesse delle ASL e i principali investimenti sono legati soprattutto sul personale. La nascita di queste unità permetterà di eliminare le attese e pronto soccorso perché i pazienti meno gravi, ossia codici bianchi e verdi, potranno rivolgersi a queste strutture. Con il nuovo sistema di cure territoriali sarà possibile garantire la continuità dell'assistenza e un'integrazione tra ospedale e territorio, la gestione integrata dei pazienti attraverso i percorsi assistenziali diagnostico-terapeutici e l'integrazione tra sociale e sanitario. Le unità complesse di cura consentiranno inoltre di potenziare l'assistenza domiciliare e sarà possibile attivare gli ospedali di comunità che permetteranno di ricoverare i pazienti dismessi dagli ospedali ma che non possono rientrare nelle loro famiglie per le difficoltà di avere la giusta assistenza. Si tratta di presidi sanitari sul territorio. Gli effetti immediati saranno già sulle liste d'attesa e il rafforzamento delle cure domiciliari. Il territorio è l'altra grande gamba fondamentale per la prevenzione, per fare buona sanità, le dire al cittadino paziente che può rivolgersi a queste strutture quando non è necessario l'ospedale. Oltre il 60% di coloro che vanno in ospedale sono codici bianchi o verdi, possono fare riferimento a queste nuove strutture. La decisione di avviare la riforma della medicina di base è stata discussa con gli attori che operano sul territorio. Al momento i protagonisti saranno i medici di famiglia, poi a regime toccherà ai pediatri di libera scelta e gli specialisti. Sembra che i tempi siano abbastanza brevi, si parla di 60 giorni. Partiamo subito e siamo anche i primi che concludono questa grande riforma legata alla medicina di base. È una grande offerta sanitaria, ha dichiarato il governatore Caldoro, con la quale il cittadino potrà avere servizi senza necessariamente recarsi in ospedale. Sembra però che la concertazione sia avvenuta per il momento solo con le organizzazioni di categoria e non con i vertici delle aziende sanitarie, che sarebbero ancora all'oscuro di tutto, come ci ha dichiarato per esempio il direttore generale dell'ASL Salerno, Antonio Squillante. Nessuna intesa su dove dovrebbero essere allocate queste nuove strutture, né la distribuzione in termini numerici assegnata alle varie province della Campania. Anche se la soluzione migliore al momento potrebbe essere quella di sistemare le unità di cura accanto ai locali di pronto soccorso dove naturalmente i pazienti afferiscono.